La Marconiana Onlus nasce dalla evoluzione del concetto di soccorso territoriale che fino a un paio, 4-5 anni fa era gestita solo con associazioni dotate di ambulanza. Oggi la normativa impone un cambio di rotta, vogliamo innestarci nella sanità locale per dare manforte, per dare supporto ai reparti che sono in difficoltà. Allora, tra i virus e i dinosauri si sono estinti prima i dinosauri perché non hanno saputo adattarsi e io non pongo limiti alla diffusione territoriale. È chiaro che parto sempre con la prima, parto con una idea locale, ma i contatti aperti sono anche su realtà ospedaliere anche a 50 di chilometri. I valori che sentiamo nostri sono che svincolati da religioni e da politica, quello che è da tutelare è l'individuo, il soggetto. Se ognuno di noi sano si occupasse di una persona che sta poco bene, non avremmo bisogno delle strutture pubbliche. E quello su cui noi siamo specializzati è la golden hour, quindi l'ora, la prima ora da un evento medico traumatico, per cui ci mettiamo a disposizione anima e corpo per lavorare lì. La cosa importante che io faccio con i miei ragazzi è abituarli a sentirsi diversi. Nel momento in cui tu ti senti diverso, moderi un pochettino le modalità. Attenzione però che l'integrazione è frutto dell'impegno di volersi integrare, cioè tu per godere di uno status di integrato non puoi aspettare che sia io ad integrarti, devi essere tu con la volontà di integrarti. A giorni partiamo con un nuovo corso di formazione esteso alla popolazione, è un corso di formazione che sarà aperto a tutti, ma non tutti raggiungeranno lo status di abilitato, per cui da lì verranno selezionate persone abilitate a fare un certo tipo di percorso ospedaliero, altre persone non saranno idonee, verranno destinate a dei servizi di ausiliariato interno, comunque sempre impegnate all'interno dell'associazione.